Ebbene sì, presto torneremo a ridere, o forse dovremmo dire a piangere, tra i corridoi di Arkham. Perché? Perché Joker 2 è stato annunciato con due immagini emblematiche. Un sequel forse inevitabile, visto che il primo Joker nel 2019 fece la storia. Come? Un Leone d'Oro al Festival di Venezia, 11 nomination ai premi Oscar di cui due vinti. E poi un certo miliardo di dollari di incassi per un film per adulti, costato poco più di 50 milioni. E allora, un successo del genere poteva forse rimanere unico, come una singola perla intorno al collo di Martha Wayne? A quanto pare no, visto che Hollywood sembra sempre preferire la collana. Dopo questo annuncio noi ci sentiamo quasi divisi a metà, come Arthur e Joker, sospesi tra curiosità e paura. E soprattutto con una domanda che ci rimbomba nella testa. Joker 2 è davvero una buona idea? Dentro di noi sapevamo che prima o poi un sequel di Joker sarebbe arrivato. Conosciamo benissimo le regole di Hollywood e siamo consapevoli che il destino di ogni successo è quello di non fermarsi per poi diventare una saga. Però pensiamoci, è naturale guardare con distacco il sequel di un film che a conti fatti era uno stand-alone perfetto. La forza di un film come il primo Joker stava nella sua diversità rispetto ai soliti cinecomic. Per il tono cupo e adulto, più legato a un'estetica da New Hollywood e da cinema d'autore degli anni 70 alla Martin Scorsese, che metteva su schermo disagi e rabbie sociali, anziché semplice intrattenimento. Ma soprattutto per non far parte di nessun universo condiviso, evitando accuratamente costumi e maschere, approcciandosi al personaggio di Joker non come un villain di Batman, ma come, semplicemente, uno degli ultimi della società. In quell'origin story così atipica, che giocava con quello che lo spettatore già conosce del personaggio, si raccontava il mondo del 2019, dando vita a un film fortemente politico e incendiario. È vero, il fuoco ha il suo fascino, ma la scintilla che lo sprigiona è una sola. Da spettacolo affascinante, perché improvviso e mai visto prima, Joker 2 rischia di celebrare se stesso, replicando una formula che rischia di non accendere abbastanza fiamme, perdendo, di conseguenza, tutto quello che lo rendeva unico per davvero, la rabbia esplosiva ed eversiva che covava dentro. Ma adesso facciamo un salto dai contro ai pro. Bisogna ammetterlo. Arthur Fleck è un personaggio così ben caratterizzato, così ben riuscito e così ben interpretato da non poterlo certo ignorare. Non è casuale la scelta di pubblicare, insieme alla copertina della sceneggiatura, una foto di Joaquin Phoenix con lo script tra le mani. Perché se c'è un'altra cosa che abbiamo imparato a dovere nel corso degli anni, è che Phoenix seleziona accuratamente i progetti a cui partecipa, fungendo quasi da filtro di qualità per se stesso e per il pubblico. E allora facciamo così, abbandoniamo i discorsi più cinici e materiali legati all'aspetto economico e industriale. Se Phoenix ci mette la faccia, possiamo dormire sonni tranquilli sul valore dell'opera. Il ritorno dello sceneggiatore e regista Todd Phillips e dell'attore protagonista, artefici di questa versione del personaggio così tanto apprezzata, sono una piacevole conferma che fa ben sperare per il progetto. Uno di quelli sussurrati e previsti da tempo, ma che ha impiegato ben 3 anni prima di avere una conferma ufficiale. E allora proprio questa calma produttiva, quasi in attesa della giusta idea al momento giusto, risulta quasi un'eccezione rispetto ai comuni tempi più frenetici con cui si sviluppano le saghe cinematografiche. E allora, oltre all'aspetto economico, sembra quindi esserci uno stimolo artistico sincero. Flat on my face, I pick myself. Il titolo ufficiale di questo sequel è molto molto particolare. Il film si chiamerà Joker Folie à Deux, gioco di parole che, oltre a fare riferimento a un secondo capitolo della storia, corrisponde ad una sindrome psichiatrica molto rara, che descrive un sintomo paranoico o delirante condiviso tra due persone. Ovviamente si sono già sollevate le solite teorie dei fan sul soggetto del film, visto che alcuni ritengono che il protagonista possa interfacciarsi con altre versioni di Joker. C'è chi infatti desidera un pagliaccio interpretato da Willem Dafoe. E noi, diciamolo, lo vorremmo vedere tipo subito. Ma allo stato attuale delle cose appare molto più naturale la possibilità che venga raccontato l'incontro tra Joker e Harley Quinn. Ovviamente in una versione diversa da quella di Margot Robbie. Stando alle ultime e recentissime indiscrezioni, infatti, Lady Gaga sarebbe in trattative per interpretare il personaggio di Harley Quinn. Una scelta che confermerebbe il rumor di un sequel di stampo musical, scelta che risulterebbe interessante e molto intrigante sulla carta. Rimanendo invece all'interno di coordinate più classiche, fumettistiche,
Il titolo potrebbe anche riferirsi ad un dialogo tra Nemesi, sottolineando ed espandendo il rapporto di possibile fratellanza tra Arthur Fleck e Bruce Wayne. Dinamiche che, seppur curiose, farebbero rientrare Joker però in un canone non troppo innovativo. La suggestione migliore, però, sembrerebbe quella di poter proseguire un discorso legato alla società e capace di plagiare e trasformare gli elementi più celebri del mondo del fumetto di Batman sotto una nuova luce, più sporca, ruvida e rabbiosa, come la Gotham City rappresentata nel film. La seconda persona con cui Arthur Fleck dividerà le proprie paranoie e i propri deliri potrebbe proprio essere lo spettatore. L'uomo comune che ribolle insieme a lui ed è pronto ad usare una maschera da clown come simbolo. Un terreno scivoloso, lo ammettiamo, forse ancora più estremo del capitolo originale, ma che confermerebbe l'unicità di un progetto cinematografico di grande qualità. Alla fine, il sequel di Joker porta con sé quasi tre brividi. Quello della paura di un film non necessario, quello eccitante per il ritorno di un'icona e quello del rischio di un film che una buona idea, più che esserlo, deve averla. E voi che ne pensate di questo Joker 2? Vi intriga? Vi preoccupa? Fatecelo sapere nei commenti. Noi ci risentiamo presto, sempre qui, sugli schermi di Screenworld.